Negli anni 80 io me ne andai. Come oggi i professori vengono dalla California, dal Giappone, anche io me ne andai. Nauseato, stanco di questa run del dopo Commodore. Io, allora giovanotto, mi trovavo di fronte a questa situazione e andai via da questa RAM anni 80. E me ne andavo da quella RAM ancora imballata, appena installata, quella RAM del volemos e bene, quella RAM dei circuiti, delle saldature, dei fili elettrici, dei chip e dei microchip. Quella RAM delle tastiere coi fili e senza fili. Me ne andavo da quella RAM dei transistor, dei diodi, delle resistenze. Quella RAM dei generatori, dei conduttori, degli isolanti, dei circuiti, e di tutti quei fili intrecciati che non si sa mai se portano corrente o no. Me ne andavo da quella RAM dei bit e dei byte, della CPU e della cache memory, e dei buffer che sono sempre pieni, e dei floppy che non funzionano mai. Me ne andavo da quella RAM dei fax e delle stampanti che gli finisce sempre il toner, dagli scanner che non importano niente, dai modem che si connettono in analogico e i dati sono lenti. Me ne andavo da quella RAM delle SIM, delle DIM, dei pin e dei jack. Quella RAM degli hard disk da 1x, 4x e dagli Omega Zip. Dai CD-ROM, dai DVD e dalle card memory. Me ne andavo da quella RAM con i monitor al plasma, con la webcam e con il mouse senza fili, che te fa sembra più bello. Me ne andavo da quella RAM che ci invidiano tutti, quella RAM del Macintosh, dell'IBM, dell'Olivetti, della Sony. Quella RAM sempre accesa, di giorno e di notte, funzionante con i virus, antivirus, plugin, codec, scandisk, defrag. Quella RAM Dell, che c'hai 2 giga, prestame 100 mega. Quella RAM del sistema operativo, che portava e porta ancora il nome di Bill Gates. Me ne andavo da quella RAM di merda. Mamma RAM. Addio.